Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e questa è la mia recensione per Battle Chef Brigade. Sviluppato da Trinket Studios e distribuito da Adult Swim Games, che ringrazio, il gioco unisce una componente di combattimento a scorrimento orizzontale con una puzzle a mo' di Bejeweled. Tutto il gameplay si regge su una solida trama davvero originale. Da quando il mondo è stato invaso da mostruose creature, la gente ha iniziato a morire, non sapendo più cosa cacciare e di che alimenti cibarsi. A risolvere questo problema sono giunti, in un mitico passato ormai leggenda, i primi cuochi combattenti. Unendo l'abilità nell'uccidere i mostri con il talento culinario, salvarono tutti dalla fame, mostrando come sfruttare le nuove creature per saziare lo stomaco. Essi formarono la Battle Chef Brigade, un corpo quasi militare, composto dai migliori cuochi combattenti. Nei panni di Mina Han, una ragazzina di campagna con il sogno di entrare nella Brigade, supereremo le prove che ci porteranno fino alla capitale per partecipare alla selezione per i prossimi membri. Le sfide consistono nella preparazione di uno o più manicarretti per i giudici, sfruttando un ingrediente deciso dal presidente di giuria e cercando di esaltare l'aroma preferito da quel giudice tramite un mix di elementi, acqua, fuoco e terra. La raccolta degli ingredienti avviene uccidendo i mob presenti nella zona di gara e scegliendo i drop che ci interessano, mentre la cucina vera e propria sfrutta una meccanica puzzle e pentole dalle proprietà differenti. Il tempo è limitato e quindi ci vuole una discreta abilità per scegliere i giusti utensili, i giusti ingredienti e cucinarli al meglio. Per aiutarci ad imparare e per spezzare un po' con la monotonia, ci sono missioni secondarie di tre tipologie differenti. La prima, con una progressione che porta a sbloccare un utile ingrediente, richiede ragionamento per risolvere alcune cotture con condizioni particolari. Nella seconda combatteremo per uno dei membri della Brigade e verremo pagati in cambio dei trofei. L'ultima serie ci vede invece dietro i fornelli di un ristorante, nel tentativo di servire tutti il più in fretta possibile e senza errori. La trama ci farà incontrare molti personaggi e stringere anche amicizia con alcuni di loro. Inoltre, in base ad alcune sfide scelte dal giocatore, vi sono piccole variazioni che vedono alcuni personaggi eliminati prima o dopo, ma senza grandi cambiamenti a livello generale. La grafica mi ricorda alcuni fumettisti francesi belgi, ed è di sicuro effetto, ma allo stesso livello si pone anche il comparto audio con tanto di buoni doppiatori. Trinket Studio ha scelto di presentarci questi voice performers tramite delle audio interviste dedicate, un'idea che ho trovato molto carina. Il gioco è localizzato in italiano tramite i sottotitoli, conservando l'audio inglese originale. Parlando di difetti, ho riscontrato le sfide abbastanza semplici, tranne la finale che mi ha richiesto più tentativi. La durata non è elevata e si arresta verso le 10 ore, un po' un peccato, se non altro non rischia di diventare monotono. Un'aggiunta che avrei apprezzato è la possibilità di nuove parti della trama con altri protagonisti. Infatti vengono presentati e molto caratterizzati quasi tutti i personaggi, senza darci l'opportunità di conoscerli meglio. Una volta terminata la campagna, è disponibile una modalità arena in cui ogni giorno cimentarsi in nuove sfide. Trovate Battle Chef Brigade per Windows, Mac e Switch al costo di 20€. Io non posso che consigliarlo, per me è stata una rivelazione e mi ha davvero divertito. Per questa recensione è tutto, io vi invito a commentare, lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!